ambiente che è lo stato, non so, l'ambiente esteriore che è quello che si avvicina. Il ricorso che fa, il ricorso non c'è giù. Sì, sì, la magistratura che è. Guardi, guarda. Io direi che a questa domanda, avendo l'onore, io ho il mio avvocato, ho l'onore di essere difeso dal professor Angiolini, per cui se lei mi permette, professore, giro la domanda, perché ho proprio qui il mio avvocato, professor Tema. No, però ora io non ho voluto parlare di questa vicenda nello specifico perché mi attengo ancora ad una regola che, come leggete sui giornali, è disapplicata, ma che l'avvocato deve parlare il meno possibile delle cause che sta trattando. Però l'ente superiore, diciamo, è il giudice qui, come sempre normalmente. Ecco qui la cosa un po' strana, perché il lavoratore che offende, ecco, poi questo mi sento di dirlo, il lavoratore che offende il proprio datore di lavoro effettivamente non va bene, no? Soprattutto se non dice magari la verità come talora è accaduto. Il problema qui però è la cosa curiosa di questo caso, è che il libro, io vi invito a leggerlo, è tutto su CL. Infatti lui ha parlato del CL. Ecco, mentre, e per questo la regione si è sentita offesa, no? E questa è la cosa più curiosa, ognuno ha le sue opinioni, no? E cioè, però bisogna riflettere su questo meccanismo. Perché, come dire, è come un po' se la regione volesse confermare, sì, è vero, noi siamo CL e quindi se tu offendi CL in realtà offendi anche noi, però il meccanismo è questo qui, comunque poi c'è il giudice e vedremo cosa dice. Scusi, la sua domanda, che lei ha posto in modo così chiaro, è la cosa che lui e io, come consiglieri regionali, abbiamo continuato a chiedere, ma perché? Quindi siamo uguali. Potrà essere uguale a Monguzzi, il punto è che il punto è che nella domanda c'è anche la risposta, insomma, questo è il tema, che loro pensano di essere per CL uguale a Regione Lombardia, ma la tautologia si direbbe in un'altra università a qualche metro di distanza.